Ciao a tutti, sono Giuseppe. Oggi parliamo di falsi ciechi, perché è utile scovare tutti i falsi ciechi che esistono in Italia. Praticamente il 99% dei ciechi italiani, sicuramente dato il comportamento sospetto, è falso, ok? Naturalmente sono molto ironico in questo, però leggendo in questi anni tanti articoli apparsi nei quotidiani, qualche sospetto mi viene, non tanto per i comportamenti lì descritti, ma per la capacità di chi li scrive e di chi fa le indagini di rilevare effettivamente cosa i ciechi sanno fare. Ok, io sono cieco e basta, andiamo avanti. In un giornale, per esempio, c'era scritto che uno dei i comportamenti, diciamo, denunciati lì erano normali attività quotidiane non compatibili con lo status di cieco assoluto. Ok? Normali attività quotidiane non compatibili con lo status di cieco assoluto. Tenete a mente questo, perché tra poco, appena leggo l'elenco, ne ho messi insieme 14 di questi comportamenti non compatibili con lo status di cieco assoluto. Magari voi, ciechi che mi state ascoltando, inizierete a preoccuparvi, no? Ok, comunque grazie sempre al gruppo Ciecando Scherzando per avermi suggerito alcuni di questi comportamenti non compatibili, anche se stavolta, diciamo, è stato abbastanza semplice andarli a recuperare, a ricordare più che altro. Ok, quindi iniziamo con l'elencone dei 14 comportamenti non compatibili con lo status di cieco assoluto. Alla posizione numero 1, una cosa che ricordo, cioè non potrò mai dimenticare: tenere un bambino in braccio. Questo è un comportamento sospetto, un'attività sospetta non compatibile con lo status di cieco assoluto. Quindi, ciechi, non tenete mai un bambino in braccio, attenzione. Casomai non fatelo nemmeno saltare sulle braccia, perché sarebbe una cosa che vi porterebbe subito, immediatamente alla sbarra, processo immediato. Secondo posto, infilare con sicurezza la chiave nella serratura. Ok? Se magari voi, ciechi assoluti, abitate da soli, attenzione a non infilare mai con sicurezza la chiave nella vostra serratura di casa. Ok, è un comportamento, questa è un'attività non compatibile con il vostro status di cieco assoluto. Alla posizione numero 3, stendere i panni. Qui io sono fregato, perché li stendo spesso. No, quindi non fatevi mai vedere dai vostri vicini che stendete i panni. Ok? Non stendete i panni, stendeteli dentro. Utilizzate una stanza, magari della vostra casa, mettete uno stendino e utilizzate una stanza per stendere i panni all'interno. Ok? Non stendete mai i panni, un comportamento assolutamente non compatibile. 4. Mannaggia, qui ci arrestano tutti. Usare uno smartphone e i social network. E ora cosa facciamo? Ovviamente, per usare uno smartphone non mettetevelo davanti al viso, non chinate il viso, magari mettetelo dietro la schiena e utilizzatelo da dietro la schiena, perché utilizzarlo così come una persona vedente non è compatibile. Perché voi non vedete lo schermo, cioè noi non vediamo lo schermo. Quando siete soli in una stanza, magari sì, utilizzatelo un po' come vi viene meglio, ma quando siete in pubblico non utilizzate mai uno smartphone, ok? Perché da lontano qualcuno potrebbe fotografarvi o girarvi un video e denunciarvi. 5. Ballare.
ballare. Quanti di voi ciechi sono ballerini? Nessuno, ovviamente no. Quindi questa è una attività non compatibile con lo status di cieco assoluto. Sto scherzando, però queste sono tutte cose apparse nei giornali, cioè queste cose che sto leggendo qui sono apparse nei giornali. Hanno denunciato persone perché ballavano, erano ciechi e ballavano. È vietato, vietatissimo, non ballate. 6. Afferrare la maniglia e aprire lo sportello dell'auto. Ora, io capisco le cose, però non afferrate mai una maniglia dell'auto e non aprite mai uno sportello da soli. Quando dovete salire in macchina, chiedete gentilmente o a un tassista o all'amico o a chiunque, a familiare, a chiunque guidi quella cavolo di macchina, di aprirvi lo sportello. Altrimenti potreste essere denunciati, perché non è un'attività questa compatibile con il vostro, io ve lo ricordo sempre ogni volta, con il vostro status di cieco assoluto. Ok? 7. Coltivare l'orto. Ok? Non potete coltivare l'orto. Se avete un pezzettino di terra davanti a casa vostra, avete un piccolo terreno, a me arrestano perché faccio tutte queste cose, io già sono fritto. No, mi arrestano sicuro, mi portano in carcere e buttano via la chiave. Comunque, non coltivate l'orto. Mai. Mai. Non coltivate l'orto. Mai. Perché non è compatibile. 8. Scendere di fretta una scala. Quanti di voi scendono di fretta una scala o salgono di fretta una scala? Vabbè, io sono praticamente spacciato perché a volte sono salito, sono sceso su e giù dalle scale, quelle a pioli, quelle per salire sul tetto. Vabbè, però non salite e non scendete di corsa una scala. Questa non è compatibile con la vostra cecità, capito? Non è un'attività che potete fare voi ciechi. 9. Camminare per strada senza bastone bianco. Bene? O senza cane guida. Ma in un giornale io ricordo di aver letto che una persona era stata denunciata perché camminava con il bastone bianco per strada e si credeva che stesse simulando la sua cecità. Quindi o camminate con il bastone bianco o camminate senza bastone bianco, siete comunque spacciati, ok? Perché non sono attività compatibili con la vostra condizione di status di cieco assoluto. Bene, perché in un certo modo, se camminate senza bastone bianco state simulando, se camminate con il bastone bianco state simulando, ok? Quindi non c'è speranza. 10. Sbucciare frutta. Questa è una cosa recente. Non sbucciate mai la frutta. Cioè, in pubblico, fuori, per strada. Che la sbucciate a fare la frutta? Non sbucciatela mai la frutta per strada. Ora qui sta passando uno con le noccioline. Ma le noccioline vi arrestano subito, ma figuratevi, noccioline, frutta secca, ma arance, mandarini, ma scusate, ma come fate a sbucciare un'arancia, una mela, una pera? Ma prendete un succo di frutta, lo aprite e ve lo bevete. No, la frutta è off topic per noi ciechi, cioè off limits, più che off topic, è off limits. 11. Mettere le borse nel bagagliaio della macchina. Ora, quanti di voi ciechi sanno aprire un bagagliaio e metterci addirittura delle borse? Ma quando andate a fare la spesa con qualcuno, non vi azzardate a mettere le borse della spesa nel bagagliaio. È un comportamento sospetto se qualcuno con lo smartphone, ovviamente non cieco, no? Con lo smartphone vi fa un video, vi scatta una foto, voi siete completamente spacciati. 12. Strappare le erbacce dal giardino. Questa è compatibile con quella dell'orto ed entrambi non sono compatibili con lo status di cieco assoluto. Strappare le erbacce dal giardino
è altamente sospetto, anzi non è proprio compatibile, perché voi come fate a distinguere l'erbaccia dalla pianta vera e propria? No, non è compatibile. Beh, ripeto, io faccio tutte queste cose uno dopo l'altro, sono completamente spacciato, anzi ne faccio altre, come lavare i vetri, lavare le finestre, lavare... No, non posso confessare queste cose. 13, questa è la cosa contemplativa, stare davanti a una finestra. Ripeto, ci sono state persone denunciate per tutte queste attività. E questo non è uno scherzo, sono molto ironico, però 13, stare davanti a una finestra. Voi non potete stare davanti a una finestra, perché che cavolo guardate stando davanti a una finestra? Cioè, voi non potete starci, magari dal sole, dalla finestra entra un po' di sole, voi vi mettete davanti a una finestra per godere, diciamo, del tepore del sole, non potete assolutamente farlo. Non è compatibile con lo status di cieco assoluto. E alla posizione numero 14 metto una cosa che mi sono totalmente inventata, questa sì, ma ancora, diciamo, per ora, perché ancora non è stato mai arrestato nessuno, non è stato mai denunciato, non arrestato, denunciato nessuno per questa attività, ma secondo me tra poco qualcuno lo sarà, tipo io. 14, fare video per YouTube. Ok, io che ho un canale con 200 video che ho fatto in questi anni sono completamente spacciato, e chi fa video per Facebook, YouTube, siete totalmente falsi ciechi. Vergogna, dovete essere denunciati tutti. Sto scherzando, però queste cose sono, questo elenco di attività sospette, purtroppo alcune persone, maggior parte veri ciechi, sono stati denunciati per questo. Ok? Sono stati denunciati per questo. Ora vi leggo cos'è la cecità per la legge italiana. Dunque, adesso leggerò effettivamente cos'è la cecità assoluta e l'ipovisione per la legge italiana. E molte persone che magari guardano con sospetto la nostra cecità, magari perché prendiamo un misero accompagnamento, cioè prendiamo questi due soldi di accompagnamento e di pensione per indennità, per chi la prende, diciamo si insospettisce o per invidia o per qualcos'altro, perché non lo so, non sa farsi i fatti propri. Vabbè, comunque. Ora sto leggendo il concetto di cecità e ipovisione in Italia è stato ridefinito con la legge italiana 3 aprile 2001 numero 138. Ok? E queste sono le definizioni. Coloro che sono affetti da cecità totale hanno un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Questa è una delle tre condizioni per cui si può essere cieco totale, cieco assoluto. Allora, sono ciechi assoluti coloro che hanno percezione, mera percezione dell'ombra e della luce. Ok? Mera percezione. Non si vedono immagini. Si vedono solo ombre e luci. Ok? O del moto della mano. Moto della mano, non la mano. Il moto della mano in entrambi gli occhi. Questa è la prima. O nell'occhio migliore, e questo si tratta del visus. La seconda definizione: coloro che il
coloro il cui residuo perimetrico binoculare, quindi in entrambi gli occhi, è inferiore al 3%. E questo si tratta del campo visivo. Quindi questa sarebbe da spiegare, perché il visus magari può essere più comprensibile, nel senso che chi vede ombre, luci, percepisce solo il movimento della mano, no, ma non distingue cosa, oggetti, è considerato cieco assoluto, cieco totale, no? Però la situazione del campo visivo è un po' meno conosciuta, cioè è meno conosciuta, perché chi vede anche con 10 gradi di vista ed ha una visione solo del 3%, cioè come se guardasse da un buco della serratura, quindi solo il 3%, ma in quel 3% di campo visivo ha anche 10 gradi di vista, per la legge italiana è considerato cieco assoluto. Quindi ora rivalutiamo un po' tutte quelle situazioni, tipo camminare per strada senza un bastone. Magari una persona che con tutte le difficoltà del caso ha solo il 3% del campo visivo, ma in quel 3%, cioè all'interno di quel 3%, vede qualcosa, vede oggetti e le vede bene e attua delle strategie per muoversi e per vivere, magari prendendo la pensione, l'accompagnamento e tutto il resto, per la legge italiana è comunque un cieco assoluto. Per la gente che vede muoversi in qualche modo e non conosce tutte le difficoltà di movimento di quella persona, per la gente comune, per la gente di strada, quella persona magari è un falso cieco, cosa che per la legge italiana effettivamente non è. Questa è pura ignoranza, ok? Pura ignoranza della gente, che poi magari scatta qualche foto, gira qualche video, fa una denuncia, scattano le indagini e magari chi fa le indagini incorre nello stesso, diciamo, nello stesso problema, cioè incorre nello stesso equivoco, no? Le persone cieche assolute possono essere coloro che non vedono niente, effettivamente, così come non vedo niente io. Io non vedo neanche il moto della mano, no? Io sono cieco totale, assoluto, vedo nero, ok? Ma cieco assoluto è anche chi vede la luce, chi vede le ombre, chi vede il moto della mano, chi ha un campo visivo del 3%. E in quel campo visivo, cioè in quel 3% di vista che ha, può avere anche 10 gradi. Ma per la legge italiana comunque è un cieco assoluto. Bene, l'ignoranza non so come possa essere colmata, no? Cioè ne abbiamo detti tanti, le associazioni ne hanno dette tante, però continuano ad apparire diciamo video, articoli nei giornali che, diciamo, denunciano e descrivono in qualche modo il comportamento normale di qualsiasi cieco, additandolo come comportamento di un falso cieco. Questo non è ammissibile, però purtroppo avviene. L'elenco di 13 comportamenti più il 14esimo che l'ho aggiunto io, così, tanto per scherzare, 13 comportamenti hanno portato davanti a un giudice delle persone che molto probabilmente sono dei veri ciechi, e li hanno portati a sostenere dei procedimenti giudiziari solo per l'ignoranza delle persone. Ok, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, mettete un like, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi, magari farò
dei video prossimamente sui ciechi un po' più leggeri di questo. Ok? Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.